Quando ti allontani dal tuo portatile, ma ti ricordi che avevi ancora le cuffie attaccate? Ragazzi, lo sapevate già, questo video qui era semplicemente inevitabile, ok? L'Italia ha vinto gli europei ed io ovviamente non potevo farmi scappare tutti quei miei mini succosi. Vi giuro ragazzi, ieri Reddit è impazzito, sto adorando un botto che questo in realtà era tipo Inghilterra contro il resto dell'Europa. Ovviamente ragazzi, aspettatevi un sacco di meme con questo format perché è la cosa sulla quale si sono proprio sbizzarriti. Mia mamma, i Dino Nugget sono pronti! Io e il mio fratello minore che facciamo a gara per arrivare primi al tavolo. L'intero mondo ora che l'Inghilterra ha perso. Comunque, raga, io ve lo giuro, da oggi ho paura di Simone. Se vi stavate chiedendo che fine ho fatto in praticamente quest'ultimo mese, il motivo principale è questo. Ho finalmente l'aria condizionata in casa. O più precisamente in ufficio. Comunque, per evitare di non fare nulla, mi sono messo a fare i vlog sul terzo canale. E adesso vi faccio vedere questa scena tagliata dell'ultimo vlog. Inghilterra 3-2. Ma perché in Inghilterra in finale? Non si sa ancora. Ma vediamo, io te lo dico, eh. Se dovesse finire così, te menano tutti. Perché? Questo video lo pubblico soltanto dopo la finale. Questa clip è stata registrata il 7 luglio. L'Inghilterra non si era ancora qualificata. E la partita è finita 3-2. Ai rigori. Ragazzi, ho paura di Simone. È uno sculato del cavolo, ragazzi. Riesce sempre a vincere qualsiasi cosa basata sulla fortuna. Incredibile. Prossimo video, scommettiamo la casa. Jeff Bezos, arriviamo. Le persone inglesi che tornano a casa per picchiare le loro mogli dopo che l'Inghilterra ha perso una partita a calcio. Mi dissocio, ok? Comunque, lasciamo stare che ho visto i peggio bordelli che hanno combinato i tifosi inglesi. Una cosa assurda, davvero. Cioè, calmatevi, madonna, è solo un gioco. I fan dell'Italia, ascolterò con rispetto il tuo inno. I fan inglesi, buh, è pure. Questa cosa qua, ragazzi, io vi giuro non la capisco. Cattivissimi! Cioè, io generalmente cerco di essere il più neutrale possibile, ma questa volta gli sta bene. Abbiamo ufficializzato il Brexit anche dagli europei. Ciao Inghilterra, ciao. Che poi parlo io che neanche so italiano, però vabbè, sti cavoli. L'Italia ha vinto. Ha vinto la partita. La partita. L'Italia ha vinto la partita. L'Inghilterra ha perso. Madonna, ragazzi, qua mi reportano per bullismo. Quando realizzi che non può andare a casa perché tutte le strade portano a Roma, home, Rome, europei 2020, bellissimo. Che poi 2020? Non dovrebbe essere tipo 2021? O sbaglio qualcosa? L'Italia ha vinto, l'Inghilterra ha perso. POV, stai guidando una macchina velocemente. Quel bambino a caso, sua mamma. E questa cosa, ragazzi, ve lo giuro, è verissima. Vi dirò soltanto che non solo mi è capitato che un bambino si stava tipo buttando in mezzo alla strada mentre stavo guidando. Ma sono abbastanza sicuro di averlo fatto anch'io da piccolo. Io credo di essere stato quel bambino a caso. L'Inghilterra, l'intero continente dell'Europa. Sì! L'Italia nella prima metà della partita. 0-1 al secondo minuto, ragazzi, ve lo giuro, io lì ho pensato. E niente, doveva andare così, fratelli. L'Italia nella seconda metà della partita. Sì! Questa qui è bellissima. L'Italia dopo il primo tempo. Troppo bello! Troppo bello! It's coming home. It's coming Rome. POV, stai cercando di entrare all'interno di un treno indiano. Che bello che all'inizio non li noti. It's not coming home. Non torna più a casa. La vittoria dell'Inghilterra. Mio padre. Questa è triste. Madonna. Questa qui è bellissima. Cosa i ragazzi pensano che le ragazze vogliano? Cosa io voglio veramente, suppongo la ragazza che ha fatto questo meme. La coppia che si è vestito da Mario e da pizza, ragazzi. Bellissimo. Vedete, in realtà Chiellini lo stava salvando. Non è che lo stava acchiappando con cattiveria. Dovreste capirlo. Ecco. Inventa un nuovo sport. Espandilo in giro per il mondo. Fai schifo a giocarlo. Inventa un nuovo sport. Espandilo in giro per il mondo. Fai schifo a giocarlo. Inventa un nuovo sport. Espandilo in giro per il mondo. Fai schifo a... Inventa un nuovo sport. Nessuno lo vuole giocare. Sei il campione del mondo. America, fuck yeah. L'ananas deve stare sulla pizza. Gli italiani. POV, sei una donna inglese che sta arrivando a casa dopo che l'Italia ha vinto la partita di calcio. Oh no. No! Ragazzi, ovviamente però vorrei precisare che tutti questi erano dei meme ironici. In realtà ci rispettiamo tutti e ci vogliamo tutti quanti bene. Tanto si sapeva che l'Inghilterra fa schifo.